Pino, innanzitutto bentornato a Torino, una città ad alta densità pugliese, ma di questo magari ne parliamo dopo. Diciamo meridionale. Quindi. Meridionale? Sì, perché ci sono tanti meridionali, come io vengo da una città dove abito ormai da 30 anni, Milano, e quindi tra Torino e Milano non so la densità meridionalista a quando possa salire, però voglio abbracciare tutti quanti, perché ogni volta che vengo al Parco Dora qui a Torino, sempre due anni fa con suo venuto, è stato un delirio, una cosa spaventosa, un grande affetto di gente che mi voleva dare cazzotto, mazzotto, cioè mi voleva un bene proprio, passionale, epidermico quasi, okay. Diciamo. Senti, che spettacolo vedremo stasera? Ho visto un leggio, una chitarra, una lavagna, cosa ci regalerai? Stasera parleremo un po' di meridionali a nord e poi parleremo del problema che attanaglia un po' i nostri giovani, la decomunicazione attraverso i social, che stanno facendo allontanare i cuori e avvicinare più mani sui display, diciamo. Quindi, per cui parlerò molto di decomunicazione a modo mio, ovviamente. Toccherò sempre i soliti argomenti che ormai tocco da anni, quello della connessione. Io sono stato il primo a dire: papi, ci sei, ce la fai, sei connesso, ma lo dicevo nel 2003, ragazzi. Non mi sento proprio il Bill Gates o lo Steve Jobs della situazione, ma il Pino Campagna che ha lanciato questo tormentone, sì. Senti, volevo commentare con te una cosa per introdurre poi la domanda. Ho letto su un libro di storia una cosa molto interessante, sì, che nel 1492, quando Cristoforo Colombo arrivò in quella che adesso è Porto Rico, convinto di aver scoperto l'America, esatto, trovò i nativi americani, come si suol dire, e una comunità di cerignolesi che erano arrivati prima di lui. Ti risulta questo? Allora, ti correggo, cerignolani, non cerignolani. Ma questo è possibile, è probabile, perché sai, a Cerignola ho capito perché non hanno fatto l'aeroporto, il che è semplicissimo, non hanno fatto ancora l'aeroporto ancora oggi a Cerignola, perché l'aeroporto è nella parola dialettale di Cerignola, che dice Cerignano, proprio dall'aereo che atterra già, quindi... Quindi è probabile che siano arrivati molto prima di Colombo. Può essere, sì. Senti, cosa sarebbe Pino Campagna senza la sua amata Puglia, comunque? Bah, guarda, scusami se ti interrompo, a maggior ragione mi hai detto che vivi a Milano da tanti anni, però le radici credo che tu non le abbia mai dimenticate. Io penso che Pino Campagna sia ben voluto dalla gente proprio per il suo modo di essere pugliese. Se una battuta in pugliese la dici, che lo so, o in piemontese o in romagnolo stretto, non ha la stessa intensità di come la dico in pugliese. Per cui il mio genere di cabaret, siccome il Corriere della Sera tanti anni fa, quando facevo Zelig, ebbe una definizione stupenda, mi dice Pino Campagna comico del popolo, e io veramente sono onorato a essere il comico del popolo, perché vuol dire che il popolo sposa il mio modo di pensare, il mio modo di cabaret, delle problematiche che pongo. Quindi, ok. Qua. Senti, un'ultima cosa, so che tu sei, presumo lo sia ancora, appassionato di wrestling, commentasti su Italia 1 quando c'era SmackDown Live. Come vedi questa nuova versione della WWE con questi personaggi nuovi, quelli che amavamo noi, che spiace dirlo, abbiamo una certa età, magari anche loro, gli anni passano. Sì, certo, è cambiato tanto la WWE, è diventata ancora più business. Vince McMahon, che è il re Mida, il Deus Machina della WWE, del wrestling, sai perché? Perché ha ereditato dal padre. Tu pensa, neanche il basket e il football hanno dei pieni simili. Io vedo sempre, seguo ancora il wrestling, e ti dico che il wrestling, ogni volta che io vedo un evento, una pay per view eccetera, non vedo mai un posto vuoto, cioè, ma e non capite che i biglietti, e non regalo i biglietti, costano anche tanto. Quindi immaginate che business che c'è intorno al wrestling, cioè, ma altro che Ronaldo 100 milioni o chissà che cosa. Cioè, il wrestling è il fenomeno sportivo, credo, più grande, oppure uno dei più grandi d'America, dopo, con il football americano, sai, c'è il Super Bowl, il baseball, eccetera. Però il wrestling è una magia. Questo nuovo ti piace? Questo, guarda, alcune cose sì, alcune cose no, come al solito.
Seth Rollins mi fa impazzire, Roman Reigns mi fa impazzire, forse un po' meno il lunatico, Ambrose, mi pare sicuramente Brock Lesnar prima o poi deve deporre le armi, perché ci siamo rotti i maroni, che lo vediamo sempre con le cinture scrufole. My name is Paul Heyman. Ecco, io quello lo creperei di mazzate, non so. No, qui lo sguardo proprio una catozza qua va boom. Però anche lui, come vedi, quando prende il microfono in mano Paul Heyman, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Mi sembra di vedere The Rock. The Rock è stato il grande trascinatore, perché The Rock, oltre a fare wrestling, proprio era, come dire, il trascinatore, il prendeva il microfono, faceva spettacolo, capito? If you smell what Rock is cooking. Cioè, capito? E già questo è uno slogan che in fa... pugliese, perdono, in pugliese come sarebbe? A preparate perché va già a cucinare tutto quanto. Fantastico. Senti, grazie anche per questo excursus sullo sport, grazie della tua disponibilità. Non posso esimermi da chiederti però un saluto alla tua maniera ai lettori della nostra rivista ZTL Magazine. Allora, ZTL Magazine, cosa volete che vi dica? Siete i più belli, i più bravi, i più simpatici, meravigliosi. Una bella testata ci vorrebbe a voi, però qua, però non ve la do perché mi siete simpatici. Cosa volete che vi dica, signori? Una sola parola, dice il Papi, che dura da 15 anni. Papi, ci sei, ce la fai, sei connesso. Grazie.